Il caldo di questi mesi sta mettendo a dura prova uno dei settori più importanti, quello agricolo. Non è difficile trovare nei vasti campi della provincia di Pesaro e Urbino spaccature di grande entità e terre aride. L'assenza di piogge ha messo a dura prova i raccolti con perdite importanti. Stessa situazione anche nelle stalle. Le culture danneggiate, è chiaro che sono le culture arboree come Gran Turco o girasoli, che purtroppo dovrebbero essere raccolti adesso, ma purtroppo avremo delle rese bassissime. Ma i danni ingenti sono anche negli allevamenti, perché di fatto gli allevamenti di produzione di latte, quindi allevamenti bovini da latte o da carne, con lo stress delle alte temperature c'è un calo di produzione incredibile anche da parte degli ovini, quindi poco latte, ma in più è chiaro che c'è carenza d'acqua anche per gli allevamenti, perché di fatto nelle zone interne c'è difficoltà e si sta facendo arrivare l'acqua con delle cisterne anche nelle stalle, quindi con costi decisamente raddoppiati. A fare i conti ora con il gran caldo sono i vigneti. Mentre le aziende agricole si prestano a raccogliere i primi grappoli, gli enologi hanno stimato che una primavera senza precipitazioni come quella dei mesi scorsi non si registrava da almeno 60 anni. Per i vigneti grandi problemi di siccità, perché adesso stiamo raccogliendo le basi spumanti, però è chiaro che dal punto di vista generale della qualità, quando c'è equilibrio per la pianta è chiaro che c'è più qualità. Secondo Tommaso Di Sante di Coldiretti Pesaro Urbino, servono subito degli invasi d'acqua per arginare la situazione di emergenza o richieste alle assicurazioni. È chiaro che con i fondi del Recovery Plan possiamo cercare di cambiare l'agricoltura territoriale e quindi creare piccoli invasi che non deturpino l'ambiente per catturare l'acqua quando ci sono le forti alluvioni. Possiamo catturare quest'acqua e poi riutilizzarla nei periodi di siccità. Altro tema è quello dell'assicurazione. Di fatto con fondi nazionali c'è la possibilità, con i consorzi di difesa Marche, di aiutare le aziende con dei finanziamenti che nei momenti di danno sopperiscono, quindi con formule di garanzia, sopperiscono ai danni che le aziende subiscono. È chiaro però che anche la burocrazia qui va velocizzata, perché se l'azienda deve tirare fuori il 100% del contributo assicurativo per poi avere quei fondi statali, che sono anche fondi comunitari, dopo un paio d'anni, e parliamo del 50-60%, è chiaro che le aziende vengono a mancare con queste formule assicurative, perché di fatto questi costi sono decisamente alti.